Si svolgeranno nel weekend del 14 e 15 ottobre gli eventi conclusivi della manifestazione Caratteri di Donna, il concorso letterario giunto ormai alla sua 19ª edizione, rivolto a donne e uomini che scrivono per passione. L'iniziativa è realizzata dall'assessorato alle pari opportunità del Comune di Pavia in collaborazione con altri enti e per l'edizione 2023 ha visto come tema la parola. Una parola chiave, una parola inventata, una parola comune che racconta un mondo privato oppure una parola straniera. Diverse le angolazioni da cui si sono potuti cimentare i novelli scrittori. La giuria ha svolto un lavoro molto strenuo per arrivare alla selezione di tre racconti vincitori nella sezione speciale, che è la sezione che da quest'anno è stata introdotta come innovazione è dedicata ai ragazzi tra i 12 e i 15 anni della Lombardia. Tre racconti vincitori nella sezione ordinaria, a cui possono partecipare tutti coloro che sono amanti della scrittura per passione a partire dai 16 anni di età. Un racconto premiato dal CUGO dell'Università di Pavia, scritto da uno studente, e quest'anno la giuria ha ritenuto di attribuire una menzione speciale fuori concorso ad un tema, ad un racconto che ci permetterà di affrontare il tema della parità di genere. Restano top secret, almeno per il momento, i nomi dei vincitori che saranno svelati soltanto a metà ottobre, nel corso della cerimonia finale dell'evento al Teatro Fraschini di Pavia. Una scelta non semplice, visto che quest'anno sono stati consegnati complessivamente 429 racconti. Domenica 15 ottobre si terrà la premiazione a partire dalle 15:30. Avvierà l'evento il dottor Paolo Crepè con un intervento sul tema della parola. L'evento finale di premiazione sarà un evento prestigioso e posso definire un evento culturale tutto tondo. In incipit il professore Paolo Crepè, psichiatra noto e molto apprezzato per le sue capacità comunicative, ci parlerà della parola e della comunicazione. Quindi a seguire la presentazione dei racconti vincitori con letture sceniche da parte degli studenti del Teatro Fraschini. Ringrazio la Fondazione Teatro Fraschini per la collaborazione, la promozione dell'evento e per la partecipazione alla Scuola del Teatro.